Ciao a tutti, oggi prepareremo le praline al mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più 2 ore di tempo di raffreddamento. Gli ingredienti sono mascarpone, cioccolato fondente, farina di cocco, granella di pistacchi e granella di nocciole. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente. E lo facciamo tritare per 15 secondi a velocità da 6 a 10. Riuniamo il cioccolato sul fondo del boccale adesso facciamo sciogliere per 3 minuti il gradi velocità 2. Cioccolato sciolto, adesso aggiungiamo il mascarpone, facciamo amalgamare per 1 minuto. A velocità 2. Trasferiamo il composto in una ciotola. Adesso copriamo con pellicola trasparente e riponiamolo in frigo per almeno 2 ore o sino a quando non si sarà indurito. Trascorse le 2 ore, il composto si è indurito. Adesso con l'aiuto di un cucchiaio formiamo le palline. Il composto iniziamo a formare le palline. Conviene fare prima tutte le palline e poi rivestirlo con le varie granelle. E proseguiamo così per tutto il resto del composto. Adesso ricopriamo le praline con le 3 granelle. Iniziamo con la granella di pistacchio. E la posizioniamo nel pirottino. Continuiamo con la granella di nocciole. Posizioniamo anche questa nel pirottino. Passiamo alla farina di cocco. E proseguiamo così per il resto delle praline, secondo il nostro gusto. Se doveste avere difficoltà nel ricoprire le praline, ripassatele tra le mani. La pralina si riscalderà leggermente e quindi sarà più semplice ricoprirla con la granella. Andiamo a impiattare. Praline al mascarpone. Vi consigliamo di conservarle in frigo sino a prima di servirle. Grazie e alla prossima ricetta!